Nel primo tempo gli azzurri guadagnano un calcio di rigore. Cross di Altobelli, Conti, è rigore, rigore, calcio di rigore. C'è Brigel. Cabrini, è fuori. Ma l'Italia non si scoraggia e nel secondo tempo... Fallo di Rummenigge, fuori ali, battuta la punizione, cross di Gentile. Gol! Ha segnato Rossi. L'Italia è in vantaggio. A quel punto bisogna pensare prima di tutto a difendersi. E perfino Paolo Rossi indietreggia fino al limite della sua area di rigore. Paolo Rossi in difesa, contrattacco di Scirea. Scirea è il difensore più arretrato della nostra squadra, ma in quel momento si proietta in avanti. Scambia con Conti. E poi continua imperterrito ad avanzare. Riceve la palla da Rossi. Di tacco la passa a un altro difensore. Lui dà la palla a me, io la palla scottava, fuori in area avversaria. Sai quando ti viene la nebbia che non vedi niente? Prima cosa che ho pensato, la do a chi vedo, l'ho data a lui. Due difensori nell'area avversaria. È la rivincita a 20 anni di accuse di catenaccio al gioco italiano. Se me la ridà, a sto punto tiro in porta, ho detto. Meno male che non me l'ha ridata. E meno male che al limite dell'area, tutto solo, c'è Marco Tardelli. Un'infinità di passaggi, poi la palla arriva a me che stoppo la palla in scivolata. E Marco ha fatto controllo e tiro. Il calcio, il primo controllo fa la differenza. Quella azione, da più di 30 anni, continuiamo a rivederla nella nostra testa. Conti. L'azione più lunga di tutta la partita. L'azione che esplode in uno dei gol più belli della storia azzurra. Subentra Rossi, Scirea, Bergomi, Scirea. Sicuramente il gol più famoso. Tardelli. Gol, Tardelli, raddoppio, Tardelli. E lì perde la testa. Il gol che, grazie a quell'urlo di gioia e a quell'esultanza sfrenata, nessun tifoso italiano ha più dimenticato. Però è capitato. Marco in quell'espressione è stato come dire siamo forti anche noi, per cui non riuscire più a fermarsi è stata molto bella quell'immagine. In un secondo ti passa tutta la tua vita di fronte. E... hai fatto tanto per arrivare lì, insomma.